grande conoscitore della tradizione del melodramma e soprattutto della tradizione musicale, non solo italiana ma europea. Io vi posso lasciare in buone mani, in ottime mani, con Margherita Rubino, che è la grecista dell'Inda ed è una grande specialista del teatro, e Manuel Giliberti, che è un architetto, un regista e un grande uomo di spettacolo. Quindi ringrazio di nuovo Davide Livermore. Vi annuncio che ci saranno delle belle sorprese per voi che siete il nostro pubblico fedele, perché oggi abbiamo raggiunto un accordo che verrà perfezionato nei prossimi mesi e che darà all'Inda una spinta e uno spessore particolare che nessuno di noi avrebbe immaginato. Non vi dico altro per mettervi l'acquolina in bocca e auguro a tutti buona serata. Buonasera a tutti, buonasera a Davide che ritorna dopo i successi e soprattutto i successi ovvi li abbiamo vissuti tutti, ma credo anche l'amore che è riuscito a creare in questa città per il suo lavoro, per se stesso, per la grande compagnia che aveva messo in piedi. E per noi è un piacere particolare ospitarlo oggi perché la sua presenza l'anno scorso, a mio parere, ha segnato un passaggio importante per il dramma antico. Io lavoro da tanti anni, lavoro, collaboro, faccio parte della fondazione e ricordo bene la prima edizione di epoca moderna, diciamo, dell'Elena nel 78, una bellissima edizione dal punto di vista artistico, ma che lasciò tutti, pubblico e addetti ai lavori, con la certezza che Elena fosse un testo non rappresentabile. Per la, come dire, pochezza del tessuto drammaturgico che rendeva lo spettatore molto perplesso sul racconto che veniva rappresentato. Mi ricordo fu un anno particolare perché fu rappresentato Coefore ed Elena e ovviamente Coefore per la potenza della scrittura vinceva sulla messa in scena, a prescindere dalla qualità dell'allestimento. Quando l'anno scorso, insieme al Consiglio Sovrintendente, abbiamo stabilito, si è deciso di tentare Elena, di rifare Elena, ovviamente avevamo tutti, dei piccoli, come dire, dei retropensieri non confessati, perché esistono tra i testi che sono giunti a noi alcuni titoli molto belli, ma che sempre lasciano, spazio al dubbio se la messa in scena potrà attirare il pubblico. E così aspettavamo l'arrivo di Livermore, non solo perché come ogni anno è una festa che si inizi questo lavoro, ma perché era una festa con scommessa, una festa al buio. Dov'era la garanzia? La garanzia era nel fatto che io conoscevo il lavoro di Davide, non conoscevo Davide personalmente, ma lo avevo seguito soprattutto nelle messe in scena importanti di opera, no? E quindi questo mi garantiva da spettatore di andare incontro a un'esperienza comunque importante. Sapevo, non avendo però mai avuto modo di sperimentarne la visione diretta, sapevo del suo impegno, credo quindicennale, nel Teatro Baretti di Torino, un impegno che è stato non solo creativo, ma anche socialmente impegnato, perché seguendo via via le cronache sapevo che quel teatro era stato inteso non solo come fucina di creatività artistica, ma anche come strumento di attuazione del principio fondamentale che il teatro, cultura, vuol dire vita, vita sociale, vita civica, esperienza umana, quindi arricchimento della città. Insomma, arrivava una persona con tante carte da mostrare e soprattutto con una grande scommessa da vincere. Cosa mi interessava? Parlo veramente sempre da spettatore. Mi interessava capire alcune dichiarazioni che avevo letto nelle varie interviste, in varie occasioni. Davide veniva dall'esperienza spagnola, io ho frequentato e frequento abbastanza la Spagna per lavoro, non da architetto ma da teatrante, e quindi avevo letto molto spesso le sue dichiarazioni, una delle quali particolarmente mi aveva colpito, il fatto che poi ha ribadito adesso da Macerata, che
che l'arte deve rappresentare l'arte e deve essere l'arte è arte. E già a Valencia tu avevi fatto il famoso autobus, mi pare di ricordare, no? C'è la cultura la cultura che esce dal teatro e va alla città. E tutto questo confluiva in che cosa? Nel fatto che io sapevo che, appunto, come ha detto la nostra consigliera delegata, c'era un'esperienza di cantante, c'era un'esperienza multiforme che faceva di Davide una sorta di rappresentazione dell'uomo leonardiano, permettimelo, perché univa scienza e arte. Arte perché tu la pratichi come credo essenza di vita, scienza perché non sei mai semplicemente emotivamente artista, l'abbiamo visto poi, sei anche un artista che applica un ragionamento scientifico a quello che fa. E questo nasce certamente dalla tua formazione inizialmente musicale. Mi ha molto interessato, l'anno scorso abbiamo avuto qualche conversazione nei momenti non occupati dalle prove, e molto mi aveva interessato il tuo punto di vista sul recitar cantando, sul fatto che dalla Camerata dei Bardi e poi via via da Monteverdi era nata il nuovo sovrapporsi fra parola, musica e senso della parola. E soprattutto mi aveva colpito che tu mi hai detto, quando io svolgevo la mia attività di cantante, mi ero forzato perché avevo deciso di dare al suono un significato, quindi di riscoprire la parola anche nel canto. Tutto questo poi secondo me è confluito in Elena, ma ne parleremo dopo. Ma questa è secondo me è l'apertura di questa nostra conversazione, melodramma, tragedia, parola, musica, messa in scena. Incassato paragone con Leonardo. No, non è un paragone. Introduco la prima domanda o la prima questione che Manuel ha anticipato. Io poi per come dire, vizio professionale amo ricordare pesantemente quante che noi crediamo novità vengono direttamente in maniera intermediaria dalla grecità e dalla latinità. Cosa vuol dire in maniera intermediaria? Per esempio, Edipo re di Sofocle è datato all'incirca 415-10 a.C., non l'anno della peste, non il 429, perché non è che i teatranti si buttano a scrivere una cosa su quello che sta succedendo, eh? Il teatro è un'arte lenta di riflessi. Ma nel 1900, e lo provano al di là del contenuto dell'opera, lo provano le lettere a Wilhelm Flies di qualche anno prima, Freud, sulla base della sua lettura di Edipo re di Sofocle, con quei nomi, quei temi e quella traccia, creò la psicanalisi. Direttamente da Edipo re di Sofocle nasce nel 1900, con l'interpretazione dei sogni, una nuova disciplina. Pochi anni prima era nato il cinema, la parola cinema è greca, ma sul cinema non posso avanzare pretese. Avanzo pretese, non sempre in accordo con Davide Livermore, avanzo pretese sugli anni intorno al 1600. Gli ultimi decenni del secolo avevano visto il fiorire delle riunioni della Camerata dei Bardi. Le prime riunioni furono dal 1573-74 in avanti. Chi partecipava? Jacopo Peri, Ottavio Rinuccini, il papà di Galileo Galilei, cioè Vincenzo, il giovane Claudio Monteverdi. Qual era l'assunto di tutti? Semplifico al massimo. La musica polifonica da secoli impera va abbandonata a favore di quella monodica laddove conta la parola quanto il suono. La tragedia greca si credeva a quei tempi fosse interamente cantata, riteniamo oggi che fosse per metà o tre quarti cantata,
era altra cosa da quella che noi immaginiamo, leggiamo nei testi. I teatri erano coloratissimi, azzurro, rosso, avevano colori meravigliosi, e la musica perduta quasi interamente, tranne poche, un papiro ci riporta qualcosa della Taurica, e la musica dominava da metà a tre quarti della tragedia. Allora, Camera tra i Barbi via via avviò all'idea che si poteva rifare la tragedia greca. Qui nasce il dibattito, perché io dico, e abbiamo le testimonianze, che da un equivoco nacque il melodramma. Le prime esperienze a fine secolo, Dafne e Euridice, non erano poi cosa completa, ma erano i primi melodrammi. Anzi, sotto i piedi di Manuel Giliberti, ieri, stava la nostra star, no, proprio qua, nel senso, in quel posto, stava la nostra star Simonetta Cartia, una delle protagoniste dell'Elena nella parte di Teonoe, che cantava Lasciatemi morire, dall'Arianna del 1607, quindi erano gli anni di cui stiamo parlando. Lo cantava perché l'aveva inserita in questa bella riscrittura che ha creato Manuel della Arianna, che si intitola Arianna nel labirinto, e ovviamente c'era spazio per le musiche di Monteverdi, ma c'era spazio anche per questa, che da intonare di una difficoltà mostruosa. Me la sono andata a risentire, non so come ha fatto la Cartia, la presa esatta, senza musica, la presa da Dio. Quindi torniamo a noi. Io dico che il melodramma nasce perché a Camerata dei Bardi credevano di rifare. Davide, no. Vedi, si è spento proprio perché hai detto una cosa. Buonasera a tutti, intanto non posso che ringraziare le parole di tutti voi che mi state accogliendo con questo calore. Poi io ho vissuto una delle esperienze, se non l'esperienza più emozionante della mia attività, ma non solo perché stavo finalmente all'aria aperta, no, perché poi ci scherzate, però uscire la mattina alle 8 da casa e ritornare a casa quando è già buio, cioè stare sotto i riflettori per 30 anni, come dire, fa piacere, ma al di là di questo luogo lo conoscete meglio di me, e soprattutto al di là del luogo, che è assolutamente sconvolgente e straordinario, io mi sono ritrovato finalmente a misurarmi con una cosa che ho sempre amato e studiato e su cui ho fondato quella che è la mia ricerca di teatro di prosa, ovvero la genesi del tutto, insomma l'ur-teatro contemporaneo, che nasce evidentemente con la tragedia. La Camerata dei Bardi, allora, siamo alla fine del Cinquecento, non c'era Claudio Monteverdi, scusa. Alla fine? Sì, no, ma non ha mai partecipato. Sì, però lui non ha mai veramente... Sì? Che proprio avesse partecipato... No, che lui ha fatto... Giovanni Bardi, esatto. Regolarmente a casa sua. Va bene, abbiamo... saranno botte da orbi stasera, è meraviglioso. No, c'erano soprattutto c'erano i personaggi che Margherita ha nominato, forse anche Monteverdi. Comunque, al di là del fatto che ci fosse Monteverdi o meno, nel 1607 Monteverdi mette in scena a Mantova l'Orfeo, e l'anno dopo, per il matrimonio, per la festa delle nozze del Duca di Mantova con una Margherita di Savoia, la festa nuziale è durata più di un anno, e l'anno dopo, sempre per le stesse nozze, hanno messo in scena la Dafne di Marco da Galliano. Era una festa di matrimonio un po' lunga e anche un po' costosa, che meraviglia. Però Marco da Galliano era... e anche probabilmente Monteverdi, io questo mi mancava, però ci sto, va bene, obbedisco. Il grande contendere è, e che cos'è?
Il grande contendere è che certamente la camerata de Bardi si ha scoperto, ha riscoperto in un desiderio di in un desiderio di autenticità poetica, di togliere quello che era tutto l'orpello polifonico intorno a una parola, alla parola madrigalistica. Volevano fare del teatro che potesse raccontare una storia anche con un'arcata drammaturgica molto più ampia. Non so se conoscete i madrigali cinquecenteschi, erano sostanzialmente che cosa? Era un gioco polifonico straordinario dove l'armonia era a servizio della poesia e i cinque o i quattro, i tre o anche il madrigalista, ma diciamo rimaniamo su un madrigale più polifonico, a cinque, sei voci, in qualche modo non erano, ogni voce non era un personaggio, ogni voce era, componeva un colore della poesia. I testi potevano essere vari, ci sono tantissimi prestiti dal Tasso, per esempio. Allora, come posso dirvi, una volta mi sono trovato a spiegare ai miei figli che cos'era la polifonia e gli ho detto: avete letto Qui Quo Qua, cioè Paperino, le storie di Paperino? Qui Quo Qua parlano in questa maniera. Se la frase è Paperino, dobbiamo andare da Paperone, sarà Paperino, dobbiamo andare da Paperone, sono in tre, si dividono la frase o la sovrappongono, ma l'unità di pensiero è una sola. Che cosa servono tante voci? Servono per esprimere i colori e sostenere i suoni delle figure retoriche letterarie. E quindi da lì nasce il grande concetto del madrigalismo su cui sostanzialmente si fonda tutta la storia del teatro e del teatro musicale, ma rendiamoci conto che all'inizio le favole in musica erano composte per degli attori, ricordiamoci questo fatto. 1643, noi sappiamo nome e cognome di tutti gli attori, non cantanti, ma tutti gli attori che avevano messo in scena l'incoronazione di Pompea a Venezia. Ed era una compagnia di attori. In quel momento storico il nucleo che andava sul palcoscenico a mettere in scena queste rappresentazioni non avevano delle specializzazioni. Io sono un attore, io sono un cantante. Un cantante non esisteva, esisteva un teatrante cantava e un teatrante parlava. Non c'era assolutamente differenza. Il nostro contendere è uno. Allora, io nel 1992 vinco il concorso Aslico per la vocalità monteverdiana, era perché nel 93 c'era stato la grande celebrazione monteverdiana, in qualche modo l'Aslico, che è l'Associazione Lirico-Sinfonica di Milano, voleva partecipare con un corso molto importante e che poi dava accesso a noi giovani cantanti, a questa straordinaria celebrazione che era avvenuta sotto la direzione di Roberto Gini in Duomo a Cremona con la diretta su Tele più 3, c'era ancora Tele più, su Tele più 3, ma in una trasmissione coordinata da Lorenzo Arruga, e mi fa piacere ricordarlo a pochi giorni dalla sua mancanza. Allora, nel 1992 io mi siedo nella sala del Pavone al Teatro Regio di Torino perché il direttore artistico del Teatro Regio di Torino, che poi è diventato il mio maestro, Carlo Maier, teneva per l'Aslico una lezione. E la lezione era sul rapporto tra l'esoterismo e la tradizione ermetica ed esoterica nell'opera seicentesca. Tutti quanti molto con dei punti interrogativi in faccia che uno non... no? Uno dice, di che stiamo parlando? E lui esordisce citando le frasi finali di un libro, L'arte della memoria, di Francis Yates. Sì? Lei, il secondo nome era, se non sbaglio, Adelaide. Francis Adelaide Yates, che è una studiosa straordinaria, stranissima, crossover, una donna inglese,
che si è messa a studiare la tradizione ermetica e la tradizione esoterica nell'arte moderna, nell'arte e quanto di questa tradizione abbiamo mutuato e quanto è giunta e quanto ha influenzato l'esoterismo e quanto l'esoterismo e l'ermetismo hanno influenzato le arti, partendo naturalmente dai greci, ma poi soffermandosi soprattutto su Giordano Bruno e soffermandosi su Lullo, Raimondo Lullo catalano, poi passando per tutti i piccoli del Pico della Mirandola che volete, eccetera. Ma il concetto è il mantenimento della memoria, l'arte di memoria, che ha creato una serie di straordinarie congiunture con l'architettura, l'arte visiva e la musica. Allora, parto da un dato. Alla fine del Cinquecento, alla corte papale c'erano 13 musici a libro paga e c'erano 34 astrologi. È curioso, ma tutto questo ha cominciato, e questo lo troviamo nel libro della Yeats, ha cominciato a crearmi una serie di eccitazioni, naturalmente. Ero ragazzino e ho divorato questo libro capendone, credo, il 3-4%. Forse adesso sono arrivato a capirne il 15%, ma non di più. Però ho capito una cosa. Ho capito che c'era un mondo che ragionava in una maniera molto difficile per noi da raggiungere, perché siamo in un tempo storico dove l'alchimia non era separata dalla scienza, dove la scienza non esisteva. Siamo prima del tempo dei lumi, siamo in un momento in cui sentiamo profondamente l'uomo alla ricerca e nello scandaglio profondo del suo abisso. L'uomo seicentesco è un uomo che affonda veramente la curiosità dentro l'ombra, dentro l'abisso della sua natura, e soprattutto si ritrova in un sistema di ascisse ordinate culturali, artistiche, che hanno in qualche modo tutta una serie di riferimenti anche molto segreti. Allora, per noi è facile poter parlare, per esempio, del libretto d'opera e del libretto settecentesco per esempio, della letteratura libertina. Sappiamo perfettamente che certe cose erano dette in una determinata maniera per sottintendere altre, soprattutto tutte le metafore di tipo sessuale che possono esserci. Ho recentemente messo in scena Don Giovanni a Macerata. Alla fine del primo atto c'è un ballo, alla fine del secondo atto c'è una cena, e quindi la metafora tra cibo e sesso, tra ballo e sesso è evidente, evidentissimo, tutto quello che scrive Lorenzo da Ponte, quanto può essere. Ma è una pratica antica questa, soprattutto per chi viveva in un tempo, in una nazione dove arriva fino a non molto lontano da noi, dove non era proprio possibile esprimere una serie di concetti in maniera abbastanza libera. Vi ricordo questo, per esempio, che Claudio Monteverdi è stato iscritto nell'albo dell'Inquisizione per aver infranto una regola armonica nel quinto libro del Madrigale, nel primo Madrigale del quinto libro, Cruda Amarilli. Fu additato come colpevole per aver creato una dissonanza. Voi sapete che cos'è una dissonanza? Cosa posso dirvi? C'è una scala. Una scala ha un... è un po' noioso se vi parlo di questa roba, vi rompe. Si può andare? Ok, una tonalità è un pochino come un regno che ha un re, e se siamo in una scala di do, il re, che non parlate, il re in quanto regnante, non in quanto nota, è il do. Poi dopo ci sono una serie di vassalli, di vassalletti, di vassallini, di vassallucci, eccetera, che quindi ne determinano dell'accordo in quella tonalità, ne determinano il clima della corte. È un clima maggiore? E allora avremo il mi,
che sarà il cardinale, per esempio, di questa corte, piuttosto che il vassallo o il principe di questa corte, che se è alto è un, e quindi un mi alto, oppure se è gioioso diventa un mi maggiore, se e quindi il mi, che è la terza nota della scala di do, do, re, mi, se è mi naturale sarà gioioso, un accordo di do maggiore è un accordo gioioso. Se è un mi bemolle e quindi è lievemente triste, parlo in maniera in piemontese sarebbe taglielu col fauset, insomma sto andando giù a tagliare le cose non con il bisturi ma sto con il falcetto, per essere un pochino comprensibile urbi e torbi. Allora, se è triste, questo non sarà più mi maggiore ma sarà mi minore. Ecco, negli accordi della scala di do fondamentale è il reggente ed è il sol, il quinto grado, e poi tutta una serie di altre note, ma ce ne sono alcune che capirete non rientrano in questa tonalità, alcune note non rientrano in questa tonalità. Per esempio, un re bemolle non potrebbe mai entrare in una scala di do maggiore, funzionerebbe come una dissonanza terrificante, un clacson. Il clacson migliore che si può pensare di fare è un re contro un mi bemolle, quello è un bellissimo clacson. E quello è un clacson. Però il signor Claudio Monteverdi comincia a un certo punto, però si devono fare dissonanze per poter passare da una tonalità all'altra, per poter far sentire dei giochi armonici. L'importante, dicevano le regole armoniche del tempo, era non creare una turbativa dell'animo, quindi quella nota devi poter preparare quella dissonanza, la devi poter preparare, l'orecchio deve poter ascoltare questo suono che poi arriverà come dissonanza, in modo tale da poter essere da poter rimanere, fare in modo che non ci siano degli eccitamenti nell'animo di chi ascolta. Claudio Monteverdi, di fronte alla parola cruda Amarilli, che oggi potrebbe essere: ma quanto sei stronza Amarilli, non so se vi è piaciuta la cosa, l'ho buttata un po' giù di livello, ma si rende l'idea, questo cruda Amarilli, quindi detto da un uomo lasciato, devastato dalle pene d'amore, lui ci ha creato subito una dissonanza, e questa dissonanza non l'ha preparata, e lì c'è stato un pandemonio. A questo punto Claudio Monteverdi dice, per spiegarsi alla gente, poi anche al tribunale dell'Inquisizione, che non lo processerà mai, che avrebbe scritto un trattato per una nuova pratica, per una seconda pratica armonica, che prevedeva un concetto fondamentale, ovvero l'armonia a servizio della poesia, ovvero nel momento in cui c'è una parola e un concetto che diventa, che la figura retorica della poesia è la cosa fondamentale per un musicista al tempo di Monteverdi, e la musica doveva essere scritta per poter sostenere la figura retorica poetica e per poter creare in maniera incredibile l'emozione che viene fuori dal suono della parola, dalla figura retorica della parola. E di fronte a questo diceva: non ci sono regole armoniche che tengano, o meglio, vi spiegherò quali sono, forse sì, ci arriverò. Ma lui interessava creare soprattutto narrazione, teatro, emozione, quello era. A questo punto io ritorno al nostro conflitto e chiudo l'intervento. Secondo me, alla Camerata dei Bardi, non è che interessasse poco il mondo greco, anzi, interessava tantissimo. Ma interessava come strumento, perché come tutti i veri teatranti hanno bisogno di rappresentare, noi abbiamo bisogno di rappresentare la nostra società, abbiamo bisogno di rappresentare il nostro tempo e fare in modo che il nostro tempo su un palcoscenico possa incuriosirci ancora di più, possa interrogarci, possa emozionarci, possa risuonare, noi possiamo vibrare e comprendere delle cose ancora più grandi di quelle che è la nostra contemporaneità, insomma fare della nostra storia la storia, perché sulle tavole di un palcoscenico diventa la storia, e la storia di questi signori è una storia di pratica esoterica, di magia orfica continua,
era un gioco per cui quando Monteverdi mette in scena l'Orfeo, avremo sempre Orfeo in scena, nella sua prima grande aria, vi ricorda O Boschi Ombrosi, entra in scena con un tempo di 6 ottavi. E il tempo di 6 ottavi ha questa straordinarietà, che può essere 6 ottavi, ma può essere 3/4, dipende come lo accentiamo. Facciamo una lezione basica di solfeggio. Se io 6 ottavi e lo divido per 2, quanti accenti ho? Se ogni voglio 2 accenti, quindi quante note ho per ogni movimento? Se ho 6 e divido per 2, 3, quindi avrò 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? 6 ottavi lo posso battere in 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, però essendo 6 lo posso anche dividere per 3 e quindi a questo punto avrei 3 accenti da 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vi è chiaro? Rimaniamo sempre a 6. Ma che cos'è 3 e che cos'è 2 al tempo di per gli ermetici o per gli esoterici di quel tempo? 3 è il divino e 2 è l'umano, e noi abbiamo un semidio. E chi è il semidio? Era difficile poter dire apertamente a quel tempo: sapete che Orfeo siamo noi, che Orfeo è l'uomo, così come noi siamo il Cristo, che diceva: siamo fatti a immagine e somiglianza, io sono fatto immagine e somiglianza di Dio e voi siete i miei fratelli. In matematica sarebbe A è uguale a B, B è uguale a C, A è uguale a C, che vuol dire non io sono Dio, e quindi creazione, stella alpina, no, non è questa roba qui, ho la responsabilità di essere Cristo, quindi ho la responsabilità di coltivare, proteggere e portare al mondo la luce del mio divino, che è un lavoro insomma, da raccontare. Capisco la Chiesa, ecco, che uno lo annuncia al balcone, c'è già subito qualcuno che ti invade la Polonia in 2 secondi, insomma non c'era bisogno di aspettare qualche secolo. Non è facile gestire una cosa di questo tipo, ma per un gruppo ristretto di persone che hanno un concetto così profondo dell'uomo, una conoscenza è un dirsi sostanzialmente, che quella camerata aveva un senso non solo di studio, che poi poteva creare uno stile, una rappresentazione eccetera per qualcosa fatto ad altri, ma che fosse rappresentativo per se stessi in una sorta di anche di grandi talismani sonori di magia orfica, dove attraverso il canto, attraverso la musica, l'uomo è in grado di poter scoprire il divino che è in lui. Quindi, per quello che andiamo a pescare non Oreste, non Clitennestra, ma Orfeo ed Euridice. Bene. Anyway, poi qua io ho 2 grandi giuristi qui davanti a me a destra, quindi poi vedremo di tirare fuori i documenti, ma la camerata dei Bardi è quella che inventa il recitar cantando, ha l'idea e l'ideale di dare vita a una nuova forma espressiva, ne fanno parte tutti i futuri librettisti che si mettono appunto a scrivere libretti, perché quindi questa è tutta, diciamo, l'elaborazione teorica che sta in quei 25 anni di attività della Camerata dei Bardi, non a caso poi cessa, nasce l'opera, nasce il melodramma. Ma al di là della documentazione relativa alla Camerata dei Bardi, che c'è, con un salto vorrei arrivare invece a riprendere alcune delle suggestioni che ci ha lanciato Manuel Giliberti all'inizio di questa conversazione. Livermore è un regista imprendibile. Io mi ero accorta che stava pigliando in giro l'Italia quando, rispondendo su come sei la tua regia di Tosca, avevo letto 2 o 3, alla quarta volta ho detto questo.
alla quarta volta che ho letto che lui l'avrebbe ambientata in un'epoca distopica. Era Lattila. Novecento distopico. Un novecento distopico. Se l'era inventato perché alla Scala non vogliono che si sappia troppo prima e perché lui stesso non ama dire troppo prima. Quello no, perché c'era Salvini al governo. No, ma davvero. No, ma non sto scherzando, indipendentemente da quello che pensate, se io avessi detto la vicenda di Attila, che parla di un esercito che invade, i locali che insorgono come esercito e poi il popolo che fa la resistenza, a me ricorda qualcosa, non vi ricorda qualcosa anche a voi? No? Se io avessi detto in quel momento è una lotta di resistenza contro il nazifascismo a un governo a cui tu potevi chiedere, se tu avessi chiesto a quasi tutti i ministri, il fascismo lei lo sa che è fuori legge? Beh, vediamo, forse, no, ma adesso, scusi, devo andare, perché questa era poi la supercazzola che facevano nel rispondere a una delle domande fondamentali su cui si fonda la Repubblica Italiana, no? E io mi sono ritrovato in tutta una serie di segnali che erano molto pericolosi, avevo scelto questa strada e ho dovuto inventarmi il Novecento distopico. È stato meraviglioso. Io le prime due volte, alla terza ho detto pure su Tosca te l'hai inventato qualcosa, anyway, ma non me la ricordo, mentre il Novecento distopico per Attila fu veramente mondiale. Quindi volevo dire che al di là di come lui, diciamo, può essere divertito e fuorviante nel momento che ha chiarissimo, perché ha ragione Manuel, c'è comunque una lucidità scientifica in un approccio che è arte pura in Livermore, però sta di fatto che su Elena, e vorrei tornarci perché è stato un successo enorme, che già è stato definito molto bene, non soltanto artistico, da tanti punti di vista è stato un momento unificante quella messa in scena. Ecco, su Elena si partiva così, perché Manuel aveva visto quella del 78, e davvero non si sapeva da che parte prenderla. Abbiamo pensato, lui saprà da che parte prenderla, ma non sono mai riuscita a chiedergli, perché come si fa a chiedergli le cose? Nel senso che mentre lui prova, invece di dire agli attori cosa devono fare, mette su un'aria di Monteverdi. Alla fine tutti gli attori recitano divinamente. Io vorrei capire come ha fatto, però questo è quello che ho visto con i miei occhi. Per cui non sono mai riuscita a chiedere la sua lettura, il suo avvicinarsi a questa singolare, venne chiamata comedy da uno dei più grandi studiosi del mondo greco. Bernard Knox denominò Iona, Ifigenia in Tauride ed Elena comedy, perché c'è lieto fine, perché c'è un'avventura per mare, perché c'è un'ambientazione esotica, perché c'è il riconoscimento. Oh, davvero, sei mia moglie, oppure tu sei mio figlio, oppure tu sei mia sorella nell'Ifigenia. Quindi la presenza di questi elementi, che a tratti sono perfino farseschi, e la sostanziale drammaticità, che però va dimostrata, in scena va poi dimostrata. Tutto questo è molto relativamente, diciamo, facile da dire o da discutere. Sul dibattito Elena contiene forse il coro più devastante e profondo che io abbia mai letto nel teatro greco. E grazie anche a Walter Lapini, lui ne ha fatto un momento di forza assoluto e centrale dello spettacolo, ancora non ho capito come ha fatto, scoppiava l'applauso alla fine del coro, cosa che non ho mai visto in decenni di onorata frequentazione, non soltanto dell'Inda, ma dei teatri antichi. Allora io a questo punto vorrei, come si diceva negli anni 80, entrare nell'officina dell'artefice e sapere come hai cominciato. Allora vi dico come ho cominciato il primo giorno di prova. Ho guardato tutti gli attori e gli ho detto: la tragedia non è prosa. Mi hanno guardato non bene. Ho detto: no, non è prosa, dovete proprio rendervi conto che non lo è, e vi spiego perché.
sono partito da un semicerchio che c'è nel teatro, nei teatri greci antichi, che si chiama orchestra, e da lì abbiamo cominciato a parlare di recitar cantando e di madrigalismo. Perché quando, per esempio, quando si deve essere universali sulla scena, il cielo sta su e la terra sta giù, e le cose morte non vibrano, e le cose che invece vivono vibrano e devono avere un'energia e devono avere un colore. Cioè non si possono fare intonazioni arbitrarie, perché non è il mio cielo, che me lo posso mettere anche sotto i tacchi o in cantina, ma è il cielo di tutti noi, che noi mettiamo, rappresentiamo. La terra non è la mia, ma è quella di tutti noi quando la rappresentiamo. E quindi la terra sta giù e il cielo sta su. Claudio Monteverdi, nel primo madrigale del settimo libro, scrive una frase che comincia con la parola il ciel. E sulla parola ciel, Claudio Monteverdi scrive questa frase. Il ciel. Dove va? Da dove è partito? È partito da giù. Perché quando io guardo il cielo sono qui e poi devo fare questa cosa qui. E allora, se noi usiamo la parola della tragedia come un dramma borghese e non ci rendiamo conto di quanto attori, cantanti, siamo figli tutti della tragedia greca, tutti, e continuiamo ad avere degli attori che si comportano nei confronti della tragedia come si guarda male papà in pieno conflitto edipico, e ci troviamo invece i cantanti che guardano gli attori come se dei poveracci. Non ci siamo capiti, siamo figli dello stesso Abramo, vi piace di più così? Come dire, mettiamo insieme Isacco e Ismaele e facciamo in modo che si vogliano bene un attimo e che vado a una cena, mangino una pizza e si parli, no? Perché la tragedia ha bisogno di essere epica, ha bisogno di rappresentare tutti, ha bisogno di fare quello che facevano, quello che si studia nella prima lezione di antropologia, quando uno studia antropologia e chiede, e l'ho fatto, scusi, quando è che l'uomo ha cantato per la prima volta? Bella domanda. Diciamo che siamo in una grotta. Oppure, quando è che ha parlato e ha recitato? Cioè la stessa roba. Cioè, attenzione, la stessa roba. Siamo in una grotta, siamo tutti noi, eh? Siamo in una grotta, qualcuno è morto. Non di noi, ma qualcuno che ci è particolarmente caro è morto. Abbiamo freddo, abbiamo paura dell'orso. Forse non abbiamo neanche la parola per dire ho paura dell'orso. Sicuro, non ce l'abbiamo, ma ci stringiamo e piangiamo. Poi c'è uno che si alza, non lo sa perché, e si mette a gridare, a cantare, a dire delle cose. E quel momento lì tutti piangiamo perché sta esprimendo il dolore di tutti. È un medium, è un tramite. E allora questo deve fare l'artista, deve riuscire ad andare veramente lontano da se stesso, deve diventare un ponte tra il mondo dei vivi e il mondo rappresentato, che può essere anche il mondo dei morti. Perché uno dei grandi utilizzi che si fa della voce, e mi piace ricordarlo in un momento così anche tremendo come quello che abbiamo passato, sono state tante persone che sono morte da sole, e non solo quelli di Covid, ma anche persone che erano ricoverate durante il Covid in ospedale, che sono morti da sole perché non c'era la possibilità di... E morire da soli vuol dire che non c'è nessuno neanche che può... Non solo... Una volta si cantava, una volta si dicevano, magari si parlava. Morire da soli non lo so, non lo auguro veramente neanche al peggior nemico, che non ho, tra l'altro, quindi non lo auguro proprio a nessuno. Però
vuol dire essere uno strumento tra la terra e il cielo, tra le dimensioni, vuol dire, io ho messo gli attori nel primo giorno di prova in relazione con questo tipo di concetto, che è poi armonia a servizio della poesia, dove l'armonia viene fatta non solo dalla musica, ma viene fatta dalla mia voce, e devo servire non me stesso perché mi viene bene così o perché in qualche modo la mia preparazione, no, il cielo sta su e la terra sta giù. Questa è la cosa fondamentale. Dopodiché, sul tema commedia, non commedia, tragedia, è stata definita, eccetera. Io non amo molto YouPorn, perché sostanzialmente penso che il sesso non debba essere proprio una roba dove devo andare a destra o a sinistra. E come non amo molto Fnac, non me ne voglio, non lo amo perché poi è comodo andare da Fnac quando c'era Fnac andare a comprare le cose, ma pensare che tu hai una schermata e devi dire mi piace questo e poi con tutte le sottocategorie, mi piacciono gli asini. Bene, poi che tipo di asino? In quanti asini, ma l'asino femmina oppure l'asino maschio? E poi dopo l'asina che arriva con un'amica, con quattro amici, con due asini che guardano e quattro lavatrici. E poi, cioè, non mi piace personalmente pensare che la vita possa essere così tanto, è importantissimo il lavoro scientifico, attenzione, io posso sentirmi molto libero nel creare proprio perché c'è qualcuno che si è fatto un mazzo terrificante e per cui ho una stima totale, che sono gli scienziati della storia del teatro, sono i filologi, perché mi hanno creato i colori che io posso prendere e disfare. Però quello è un lavoro fondamentale, per cui non è per me uno snobbare minimamente il lavoro scientifico, tutt'altro. Non lo amo, non lo farei, però lo conosco. E lo conosco al punto che mi diverte molto poter pensare di andare a scandagliare in un testo dove, cosa. Una cosa che mi ha molto colpito del teatro elisabettiano, visto in Inghilterra, ricordo un Antonio Cleopatra al Globe Theatre che mi aveva veramente devastato, è sempre questo riuscire ad essere fuori dal dramma e dentro. Mi ricordo un'attrice di cui non ricordo il nome adesso, veramente immensa, che nel momento della morte di Cleopatra riusciva ad alzarsi e piangendo diceva una cosa che faceva morire da ridere tutti, ma tutti stavano piangendo, perché c'è questo gioco delle umane fragilità e... Che in qualche modo non può essere limitato a un confine della risata o del dramma a tutti i costi. E io credo che tante altre tragedie possono avere tutta una serie di sfumature anche comiche, anche di comicità, come capita nella nostra vita, comicità tragica. Quante volte, non lo so, ci troviamo a dire delle cose comicissime in un momento completamente tragico, e quindi non è stato difficile da un lato mettere insieme le due cose, ma è tutto passato attraverso che cosa? Attraverso il riconoscimento della forma. Ci sono, intanto la mamma è questa, il seno l'ur teatro è questo. Quindi se questo è l'urteatro, tutto quello che conosco dopo, sì, ho studiato la tragedia fino allo spasimo, va bene, però tutto quello che ho praticato dopo, per esempio l'opera, ha delle l'opera perché dico? Perché è più facile, noi dell'opera siamo quello, vuole portare a letto quella, quell'altro glielo impedisce. Tosca. Volete altre trame? Ve ne racconto tantissime, ma sostanzialmente è questa la trama dell'opera. Il tenore, come diceva George Bernard Shaw, diceva il tenore vuol portare a letto il soprano, ma il baritono tende a impedire il fatto. Ecco, poi il baritono a volte può essere una serpe che morde Euridice e poi diventa Plutone che gli mette la prova, ma siamo sempre lì, eh. Mi sono perso ora in una delle migliaia di secondari che faccio volevo dire una roba che però chiudeva, mi sono perso proprio a 100 metri dal traguardo, mi sembra di essere Bitossi nel 72. Dov'ero?
Comunque lo schema dell'opera lirica... Eccolo, era lì. Allora, ci sono una serie di forme, perché vi dicevo l'opera è facile, perché l'opera a un certo punto mi dà la possibilità di poter riconoscere in tutto il resto, mi dà la forma, ecco, l'opera mi dà la forma. C'è una scena, c'è una lunghissima scena in Elena che è chiaramente il primo amoroso con la prima amorosa e con il vecchio burlato. E lì andiamo, proprio spaziamo, non è che dobbiamo stare nell'opera, andiamo nella commedia dell'arte a tutto spiano, Colombina, Pantalone e Arlecchino, proprio pum. E per quello che, e poi leggendo il testo c'era da morire dal ridere. E allora è chiaro, bene, qui cosa facciamo? Qui facciamo intermezzo buffo napoletano, boom. Qui cosa facciamo? Qui, questo è un corale degno dal, è un coro degno del Fidelio di Beethoven, è il, appunto il coro da cui... Di cui facevi riferimento, Mesto Usignolo, e l'incipit era Mesto Usignolo. Sì, però in questo caso ho messo a parte gli attori di strutture e di forme architettoniche narrative e quindi musicali che li hanno, credo, aiutati molto, e in questo senso ho giocato, ma ricordando sempre a tutti nel momento in cui si perdevano. Perché il sottoscritto si perde, per me dire il cielo sta su, la terra sta giù, e ricordare a me stesso che per essere artista devo andare lontano da me stesso, perché altrimenti cosa faccio? Le Zeppelin, la frittata di cipolle, Forzatoro, Juve merda, okay. Ma non sono interessante io nella mia vita personale, non sono interessante, sono interessante se metto a disposizione la mia vita su qualche cosa di molto più grande. Se mi si ricorderà, se quando, dopo che non ci sarò più, si ricorderanno di me i miei nipoti, ne sarò felice. I miei nipoti ascolteranno sicuramente Giuseppe Verdi e leggeranno Sofocle. In Antonio e Cleopatra, subito prima che la... che venga portato il cesto con i serpenti, c'è una breve scena ponte che è solo comica, e nel Macbeth, subito prima, quando arrivano, subito prima che arrivi, che rientrino Macduff, arrivo fra un'ora, comunque prima che arrivi un portiere, Malcolm Macduff, un portiere bussa alla porta in maniera prima aggressiva, poi divertente, poi discutibile, poi insistente. Cioè, scusate, bussano alla porta e il portiere crea l'illusione del bussare alla porta rispondendo che lui non ha nessuna intenzione di scomodarsi o di affrettarsi o di stancarsi ad andare ad aprire, perché francamente lui fa il portiere e si stanca. Questa è una tirata molto lunga. Potrebbe essere l'equivalente di almeno 35-40 versi. Ed è di nuovo una scena ponte che tutti i filologi, non è che i filologi, diciamo, in linea generale inglesi, sono più furbi dei filologi classici, sono scemi tutti, perché quando si tratta di parlare di teatro sfuggono delle cose, come sfugge questa possibile alternanza del comico proprio prima del tragico. La scena ponte è indispensabile, e infatti la espunsero. La scena del portiere fu espunta per un secolo e mezzo, finché non vennero fuori edizioni differenti del Macbeth e venne reintegrata, ed è un pezzo di forza. Fra l'altro sono tre battute che fa anche nelle coefore il servo, nel senso che c'è fuori Oreste che bussa insieme a Pilade, bussano, e il servo tarda ad arrivare, e se uno dilata un po' quella battuta diventa comica, perché loro insistono, insomma, ragazzo, ti sbrighi ad aprire, su, e bussa. E a quel punto subito dopo c'è il matricidio. Cioè, questo è l'arte del teatro, non posso dire dei greci, io conosco i casi relativi al teatro greco, ma è il teatro che sa creare questo alternarsi e questa capacità di alleggerire
la scena madre o la scena pesante, a cui lo spettatore deve arrivare un po' più, come dire, un po' meno carico di quanto arriverebbe in condizioni di normalità e se mai cambiasse la linea del discorso. Dunque, però, Macbeth mi porta a ricordare, ma si può dire che nel... Allora, Macbeth mi porta a ricordare il problema del... che nel mondo greco antico è preponderante, in particolare in Eschilo, del libero arbitrio. Cioè, come va nel mondo greco, come va nel teatro oggi? Nel mondo greco, in particolare in Eschilo, sempre, sempre, anche quando sembra che sia il contrario, un uomo, per esempio Teocle, quando decide di andare ad ammazzare il fratello, decide lui. Sembra che sia Ate. Lui dichiara che Ate a spingerlo, la maledizione che lo porta a questo, ma il coro gli dice: scegli un'altra porta, non ti battere contro tuo fratello. Ma lui sceglie quella porta, la settima, e si ammazzano fra fratelli. Ma quella decisione è frutto di libero e servo arbitrio insieme. Mi chiedevo come la pensi tu sul teatro shakespeariano. Se non ti piace la domanda, passo a Manuel, che ne ha di più belle. No, la domanda può essere molto bella, che rispetto al libero arbitrio in un teatro shakespeariano. Ma sì, io pensavo a Macbeth. Però non è che tu devi fare Shakespeare. No, ma farò anche Shakespeare nella vita, insomma. Ho deciso di morire tardi, quindi... sì, quindi mi piacerebbe fare... Però una cosa che mi piace da pazzi, parlando di Macbeth, è quello che ne ha fatto evidentemente, è quello che ne ha fatto Verdi, da un lato, e vorrei cogliere però, spostandomi dalla domanda, perché potremmo parlare del libero arbitrio nelle figure shakespeariane, va bene, d'accordo, però mi piacerebbe, siccome si parlava anche di vicinanza e di influenza mutua tra il mondo della prosa, mondo dell'opera e di quanto sostanzialmente nascono dalla stessa roba, dallo stesso ceppo, dalle stesse esperienze, e poi si allontanano, poi si riprendono, poi si allontanano, ma di Macbeth ci sono diverse edizioni, due in particolare, poi ce n'è una terza, ma la seconda edizione Verdi la scrisse, e lo sappiamo anche in una lettera molto bella, in cui descrive sostanzialmente una scena di sonnambulismo, la scena del sonnambulismo di Lady Macbeth, vista, rappresentata da Donna Adelaide Ristori, probabilmente la più grande attrice italiana dell'Ottocento, che recitava in italiano in Italia, in francese in Francia e a Parigi, ed era sold out tanto quanto a Londra, in inglese, e riscriveva completamente, non tagliava Shakespeare e manipolava Shakespeare, no, lei ha scritto una Lady Macbeth, ha preso il plot e ha scritto un suo dramma su quel plot e ne ha fatto una scena di sonnambulismo che doveva essere qualcosa di assolutamente sconvolgente per il tempo. Verdi decide di riaprire, rivedere la scena di sonnambulismo proprio vedendo Donna Ristori recitarlo a Londra e vedendo un effetto straordinario che lei era in grado di fare, cioè lei riusciva a muoversi, a camminare senza far vedere il movimento delle gambe, dei piedi, non vedevi il passo nel suo corpo, era come se fosse su un tapis roulant e si muovesse senza soluzione di continuità, ed era un effetto che raccontava al pubblico lo stato di sonnambulismo, quindi uno stato che non poteva essere fisico ma era mentale allo stesso tempo, profondamente inconscio, onirico, mettetegli quello che gli pare. Ma fu talmente tanto forte l'impatto che lui indusse a riscrivere quella scena e a immaginarsi poi anche una seconda edizione. Io vorrei tornare un attimo al discorso melodramma e
e tragedia. E torniamo a Elena, che è un argomento che qui, a cui teniamo. L'anno scorso io ho fatto una mia riflessione, probabilmente non so quanto corretta, però confrontando l'Elena egizia, che ha un libretto di Hofmannsthal, no, parliamo anche un po' di librettisti, e e rileggendo il testo dell'Elena di Euripide, mi sembra che tu abbia fatto sulla tua Elena un'operazione che ha tenuto conto dell'uso del libretto nell'opera. Perché al contrario dell'esperienza del 78 che abbiamo citato, la tua Elena risuonava molto di più nell'animo dello spettatore, perché era utilizzato il mix fra musica e parola in modo tale da dargli un significato aggiuntivo molto più forte. E la, come dire, incongruità della storia, che c'è ovviamente, e che non è accettabile facilmente, perché gioca soprattutto su tutti gli stilemi che noi abbiamo dell'Elena perfida, cattiva, quindi è difficile abituarsi e crederci, no? Invece diventava totalmente naturale seguire questa storia, e soprattutto il rapporto fra la musica che tu hai anche creato sul luogo, no? Era una musica come fosse l'ambiente che rispondeva alla storia, gli attori che seguivano il disegno che tu avevi dato. Io conosco bene il libretto di Hofmannsthal, perché mi ero messo a studiarlo, mi piace molto come autore, e ho trovato che stranamente la tua versione di Elena di Euripide era insieme, nonostante i millenni che la separano da quella di Euripide, la tua era molto più moderna nella percezione rispetto a quella di Hofmannsthal, ma nello stesso tempo era molto più antica, perché ci restituiva l'arcano di questa storia che diventava credibile. Un'operazione, credo, che risenta dell'opera, ma che soprattutto abbia da parte tua messo insieme una serie di influenze. Ora, tu hai appena sfiorato il discorso dei librettisti, no? Ho letto nelle memorie di Lorenzo da Ponte, ho letto dei passaggi che sembrano goldoniani, i suoi incontri con le locandiere, fra virgolette. Cioè la realtà diventa materia di racconto teatrale o operistico. Forse questo lo spettatore che ha visto Elena, sia qui che a Verona che in televisione, ha colto senza magari ragionarci tanto. Questa storia così antica era contemporaneamente molto moderna, e soprattutto era dotata di un'emotività che onestamente è difficile trovare in quel tipo di racconto immaginato. Ma devo dire che... Intanto i primi a guardare la tragedia e a conoscerla profondamente sono proprio i librettisti, per cui guardare i librettisti in qualche modo è normale, ma non solo è normale, cioè dovrebbe essere normale per gli italiani, nel senso che adesso qui dico una cosa che spero possa far arrabbiare tutte le professoresse di lettere presenti, cioè nel senso che per me è una cosa vergognosa che in Italia non si studi il libretto d'opera, nel senso che il libretto d'opera è quello che ha creato la prima unità linguistica nel nostro paese, per esempio, è quello che ha creato un'educazione ai sentimenti, all'anima, una coscienza anche civile, anche un ed è il libretto d'opera è una parte fondamentale della letteratura italiana, completamente rimosso dallo studio, sempre perché in qualche modo in Italia chi fa teatro sempre un po' borderline deve essere, no? Io vi ricordo che se fossimo adesso, andassimo indietro di 200 anni, diciamo non 200 anni, ma forse 230, 240 anni, se dovessi morire in questo momento 240 anni fa, non mi mettete in un camposanto, perché non ne sono degno. Quindi in quanto teatrante, proprio in quanto teatrante. Questo vuol dire che in qualche modo la rimozione del teatro, e la rimozione del teatro in generale a livello sociale, mio padre stava morendo, era verso la metà di febbraio del 2000, io avevo già cantato alla Scala, ne avevo già fatte, insomma, non è che proprio...
e i miei parenti mi vengono vicino e qualcuno mi dice: dai, adesso però basta, adesso trovati un lavoro. No, ma per dirvi che questa non è la mia storia, è la storia di tutti quelli che fanno, o di quasi tutti quelli che fanno il nostro mestiere artistico, in qualche modo dover convincere che facciamo un lavoro. Ma d'altronde ci troviamo, per esempio, negli ultimi 25 anni e poco più, insomma, ci troviamo la difficoltà anche solo a doverci non sentire in colpa perché qualcuno ha detto che con la cultura non si mangia, quando credo che questa sia una delle città italiane che possa dimostrare che, a fronte di che forse cos'è, un indotto di quasi 40 milioni crea il festival sulla città. Per cui parliamone, se non ci mangiamo. Credo che Siracusa ci mangi, e così come ci mangia Pesaro, pensando ai festival, no? E così come ci parlate ai negozi di via Monte Napoleone piuttosto che Corso Manzoni, quando la Scala era agli Arcimboldi. Provate a chiedere come si stava senza la Scala, lì, dove è sempre stato. Cioè, questa cosa era stata detta da Tremonti, era stata detta, secondo me, in maniera intelligentissima da un punto di vista politico. Perché la cultura era stata data dopo la guerra in appalto al Partito Comunista. Crolla il Partito Comunista, è chiaro che gli artisti facevano parte di quel bacino di voti che andava da quella parte lì. Tu fai sentire quella gente lì a tutto il resto della società come obsoleta e inutile, e loro perdono voti. Ci sta, cioè, era una, come dire, giocando a Monopoli o giocando a Risico, Monopoli no, a Risico io avrei fatto più o meno la stessa mossa, se l'obiettivo era vincere e non era fare un bene, non era parlare di un bene comune, dell'importanza, siamo l'Italia, la responsabilità che abbiamo nei confronti del mondo con la bellezza che produciamo, no, via tutta questa roba qui, ma devo avere più voti dell'altro, e io una minchiata del genere l'avrei detta, se l'obiettivo era quello, E di fatto l'ha detta, e per cui ci siamo, come dire, si è acuito ancora di più questo tipo di peso, di senso di colpa, di sentirci di inutilità che noi abbiamo avvertito, no? Di fatto però è una cosa antica, è una cosa che appunto, parlando dei libretti d'opera, non studiare il libretto d'opera, non studiare il teatro a scuola in Italia è la cosa più assurda che possa esistere, ma è, secondo me, un prodotto un prodotto che veramente, non voglio mancare di rispetto a nessuno, quando parlo di cultura cattolica non parlo del credo, non parlo della religione, parlo di una cultura, parlo di alcuni, come posso dirvi, effetti collaterali. Ogni cultura ha un effetto collaterale. Effetto collaterale della cultura cattolica: nel momento in cui si pensa che il teatrante è un peccatore, è chiaro che è difficile poi pensare che nel grande accademismo della grande scuola italiana ci rientri il teatro. È complicato. Quindi lo capisco, c'è anche la sua logica. Però di fatto, sulla tragedia e il libretto d'opera, io credo che abbia... i librettisti nel corso della storia sono stati, visto che appunto parliamo proprio di librettisti, che i primi librettisti naturalmente sono proprio della Camerata dei Bardi, e Rinuccini stesso era della Camerata dei Bardi, come? Sì. Peri, sì, poi Peri. Sì, Peri, Caccini, Emilio De Cavalieri, Vincenzo Galilei, erano lì e quindi producevano già dei libretti, producevano già delle storie, ed erano felici di poter finalmente, secondo me, creare dei talismani sonori con delle storie assolutamente esoteriche, ficcate dentro, eccetera. Con la scusa e con lo strumento, non la scusa, ma con lo strumento della tragedia, quindi con questa ricerca straordinaria del recitar cantando, dove il tempo dialogico è il tempo di un, è un tempo che viene poi, che mutua e diventa recitativo, il tempo dell'anima diventa poi aria, diventa l'arioso, ma l'abbiamo già dall'inizio, così come l'abbiamo nella tragedia greca,
il grande monologo è un monologo interiore, se è un monologo interiore avrà un tempo diverso dal monologo fatto al popolo, e così via. E questi tempi, queste temperature diverse, e poi c'è una cosa, una forma di teatro che ha proprio consolidato forma, e forma drammaturgica è proprio la tragedia. E se uno si vuole accostare a questo tipo di genere nella fine del Cinquecento, evidentemente creerà delle sottoforme, oppure delle nuove forme, o delle forme che si innestano. Guardate la cattedrale, guardate Santa Lucia qui, che è una forma una sopra l'altra. Mi sembra che possa essere forse uno degli esempi più straordinari di quello che può essere la cultura a tutti i livelli, quella teatrale, sì. Una chiesa che si innesta su un tempio che era già innestata sopra un altro tempio, insomma, secondo me è più interessante ragionare così, perché in fondo credo che il teatro, raccontando la vita, e la vita non va in senso uniforme, non so la vostra, la mia no, e le buone idee sono delle cose un po' strane che prendono un pochino la forma della vita, che non è regolare, e a volte si inabissano le buone idee come dei corsi carsici, che poi escono fuori improvvisamente 30 km a nord, oppure escono fuori improvvisamente 246 anni dopo, e uno dice: c'è il trombino barocco in Penny Lane, e perché? E poi dopo scopri che c'è molto più Purcell nei Beatles che in tutti i suoi contemporanei. E altro di me non vi saprei narrare, per citare la Bohème, sono la vostra vicina. E così. Noi ringraziamo. Insomma, c'è poco da dire, anzi abbiamo ascoltato moltissimo e ci sarà molto da pensare, però veramente ti ringraziamo per essere qui, per averci parlato così, come dire, di cose alte a cuore aperto, cosa talvolta rara. E speriamo presto di avere occasioni ulteriori di incontro. Veramente grazie. Grazie a voi.